Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Lo sapete, molto spesso qui in trasmissione ci siamo occupati dei PFAS, di quei prodotti chimici di sintesi che hanno un ampio uso nel settore industriale, il cui impatto è davvero nefasto sia sull'ambiente che nell'organismo. Abbiamo anche più volte parlato del Veneto e di come lì, grazie a dettagliate ricerche, anche evidenze scientifiche, si sia accertato il nesso causale tra l'inquinamento ambientale e più elevati tassi di mortalità. Adesso c'è un nuovo studio, uno studio che ci viene consegnato da Greenpeace, che si impone alla nostra attenzione, dunque vogliamo parlarne con voi in questa prima parte del nostro programma. Quindi saluto e un bentornato a Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace. Felice di ritrovarti, Giuseppe. Buon pomeriggio a voi. Allora Giuseppe, non ci piace ripeterci, ma ancora meno ci piace dare tutto per scontato. Quindi ti chiedo sinteticamente di ricordare al nostro pubblico che cosa sono i PFAS, che effetti generano e quanto a lungo questi effetti si dispiegano nell'ambiente. Si tratta di sostanze chimiche di sintesi. PFAS sta per sostanze poliperfluoroalchiliche, qualcosa che non esiste in natura ed è stato creato solo dalle attività umane. Parliamo di sostanze in uso sin dalla fine degli anni 30 del secolo scorso, che non sono mai state sottoposte a regolamentazioni rigorose, o sono oltre 10.000 molecole, che da allora hanno, diciamo, toccato ogni angolo del pianeta, incluso il nostro corpo. Negli ultimi anni abbiamo numerose prove, evidenze che ci indicano come queste sostanze siano pericolose per la nostra salute. Alcune sono causa dell'insorgenza di alcune forme tumorali. Molte di queste sono interferenti endocrini, vuol dire che quando entrano nel nostro corpo vanno a stimolare l'effetto degli ormoni e quindi vanno a dare tutta una serie di falsi segnali al nostro organismo, accendendo un interruttore quando questo deve essere spento, ad esempio, e quindi vanno ad agire sulla crescita. Sei stato chiarissimo, ci stai facendo ben comprendere di che cosa parliamo e tra l'altro gli effetti si dispiegano nell'arco di secoli, vengono descritte come sostanze chimiche eterne sotto questo profilo praticamente. Senti Giuseppe, ci dai conto di quello che ha evidenziato la vostra ricerca, la ricerca di Greenpeace, che si avvale poi delle ricerche e delle rilevazioni dell'ISPRA, dell'Istituto di Protezione e di Ricerca dell'Ambiente, l'Istituto Superiore? Sì, noi sappiamo che in Italia abbiamo un grande caso, uno dei più grandi gravi di questa contaminazione, che riguarda alcune province del Veneto, altre anche in Piemonte, però abbiamo provato a capire quale fosse la fotografia della contaminazione da PFAS in tutta Italia. Ci siamo avvalsi dei dati degli enti pubblici preposti ai controlli e abbiamo scoperto che questa contaminazione interessa 16 regioni italiane. E per le quattro dove questa contaminazione non c'è è perché non esistono i dati circa i controlli degli enti pubblici, quindi ovunque andiamo a cercarli abbiamo ragionevole certezza di trovarli. Pensate che dal 2019 al 2022 circa il 17% dei controlli ambientali era positivo alla presenza di queste sostanze. Ecco, quindi ci hai detto una cosa molto rilevante, ci hai detto che ovunque lì si siano cercati i PFAS, sono le tracce, insomma, di PFAS sono state trovate, salvo quelle quattro regioni cui accennavi. Senti Giuseppe, ma dove la situazione appare particolarmente grave? Non ci piace particolarmente fare delle classifiche, però insomma anche questo fa parte dell'informazione. Piuttosto sorprendentemente le regioni che presentano la più alta percentuale di controlli positivi alla presenza dei PFAS sono la Basilicata col 31%, poi il Veneto col 30%, la Liguria anch'essa col 30%, la Lombardia. Insomma, sono tantissime le regioni dove esiste questo problema. E questa è una fotografia purtroppo parziale, perché non ovunque i controlli sono capillari, efficaci, ma molto spesso si tratta di analisi episodiche e incostanti, quindi la fotografia potrebbe essere addirittura ben peggiore rispetto a quella descritta.
Senti Giuseppe, voi vi siete occupati molto, avete, come dire, esercitato un controllo, un monitoraggio costante anche sul fronte dell'industria, che è un'industria, come sappiamo, fortemente inquinante, dell'abbigliamento. Naturalmente i PFAS li troviamo non solo lì, ma li troviamo nelle colorazioni, nelle tinte, ma li troviamo anche nelle pannelle antiaderenti, nei tessuti impermeabili. Vorrei chiederti, poi guardiamo quello che si può fare a valle, diciamo, se in questi anni con un'accresciuta attenzione e consapevolezza avete notato da parte dei produttori una maggiore attenzione al problema, perché la questione è difficilissima da affrontare e da risolvere, smettere di produrli e di metterli sul mercato. È proprio così, perché in alcuni settori dove, diciamo, anche grazie a Greenpeace abbiamo esercitato un po' di pressione per innescare il cambiamento, dei risultati concreti sono stati ottenuti. Il settore tessile è tra quelli più avanti in assoluto su scala globale, tant'è che si stanno addirittura anche vietando in tante altre nazioni, ma altri settori purtroppo sono ancora lontani dall'eliminazione di queste molecole e quindi c'è molto lavoro da fare. Diciamo, la proposta di legge, perché si sta discutendo a livello europeo la proposta di messa al bando dell'uso e la produzione di queste sostanze, speriamo venga approvata nel più breve tempo possibile, perché solo intervenendo a monte sul divieto di immissione e uso di queste sostanze possiamo impedire che la situazione si aggravi. Oggi, diciamo, non possiamo cullarci nell'illusione di andare a raccogliere queste sostanze ovunque siano disperse. Nel frattempo, dal vostro osservatorio, le regioni italiane, le amministrazioni singole si stanno muovendo nella giusta direzione? E qui troviamo un'Italia a più velocità, perché all'inizio vi raccontavo del numero di esami, indagini che fanno le regioni. Pensate che il 70% dei controlli in tutta Italia vengono fatti in solo 4 regioni, e sono il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e il Friuli. Nelle altre, diciamo, i controlli sono piuttosto scarsi, quindi non abbiamo nemmeno un quadro di quella che è la reale portata della contaminazione ambientale. E sappiamo bene che un fiume inquinato, un corso d'acqua inquinato, una falda inquinata è solo il primo campanello di allarme, che poi dovrebbe attivare tutta una serie di misure e controlli sulle colture agricole, sull'acqua potabile. Manca, diciamo, questa spinta anche dai vari enti regionali. Speriamo, diciamo, che questa nostra indagine innesti il cambiamento necessario. C'è da parte della cittadinanza, perché tante volte qui abbiamo incontrato e raccontato, per esempio, le mamme PFAS, che hanno dato vita a un vasto movimento di attiviste, ma anche di opinione. Questo l'avete riscontrato di sicuro. Sì, in Italia, diciamo, ci sono tante realtà territoriali, tanti gruppi di cittadini che chiedono di vivere un ambiente pulito, in un ambiente sano, di accedere ad acqua priva di queste sostanze, a cibo non contaminato. Questi sono diritti che forse noi tutti diamo per scontati, ma sono diritti per cui ancora oggi in Italia bisogna batterci, e insieme alle mamme e a tanti altri comitati territoriali spingiamo affinché questi diritti minimi essenziali siano garantiti a chiunque, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Grazie, grazie Giuseppe Ungherese per la tua consueta chiarezza, per la tua disponibilità, anche per come ci hai immesso, diciamo, sul selciato, sul tracciato del tema del nostro approfondimento, perché hai parlato di impegno europeo, di quell'Europa che siamo noi. Simone, a te.